Vabbè sì, ogni tanto, sì, facciamoci, alterniamo. Ok, allora. Maya nei panni di Anna, e che ruolo interpreti? Di Anna Bottacin, perché ho appena fatto una serie televisiva in cui mi chiamavo Anna, a volte sono i nomi che si ripresentano. Interpreto il ruolo di questa donna veneta, di campagna, che con la sua famiglia si trasferisce... Interpreto il ruolo di questa donna veneta che vive in campagna e che con tutta la famiglia proprio all'inizio del film si trasferisce in città. Un po' il realizzarsi di un sogno, perché è un suo grande desiderio, crede nella città, crede nell'emancipazione, voglia che il figlio faccia degli studi, diventi ragioniere, che è proprio un'ambizione altissima per un ragazzo che viene dalla campagna. E poi è una donna che ha voglia di diventare anche cittadina nel senso più sociale e forse anche estetico del termine, ha voglia di diventare più elegante, ha voglia di essere indipendente, ha voglia di avere la televisione a colori, e quindi a un certo punto, pur di realizzare i suoi piccoli sogni, che possono sembrare così materialisti, però è anche un qualcosa di molto, molto profondo, no? Proprio un desiderio di far parte di una società che si sta trasformando. E inizierà a lavorare, no? Si dice che l'indipendenza della donna viene con quella del suo portafoglio, diceva Simone de Beauvoir. Ecco, diciamo che senza saperlo Anna applica questa regola. E mi permetterei anche una grande interpretazione in veneto. Grazie, grazie mille. È stato, allora, io spero che funzioni per tutto il resto d'Italia. I veneti avranno sicuramente qualcosa da dire, ma spero che saranno magnanimi. Ieri ha visto per la prima volta il film, ieri l'hanno dato in anteprima, sì, qui al Bifest, l'ha visto per la prima volta, che effetto c'è stato? Beh, mi è piaciuto molto, devo dire che lo avevo già intravisto perché temevo che la conferenza stampa fosse prima della visione del film, quindi avevo chiesto di poter visionare qualche scena, qualcosa, ed è tutt'altra sensazione, è incredibile quanto il cinema vada proprio visto in sala, ormai non ci rendiamo più conto di questa differenza, guardiamo tante cose a casa, sul computer, io per fortuna ho preso un proiettore, ci tengo talmente tanto che almeno lo proietto sul muro, però è... vederlo con il pubblico, sentire le reazioni, è un'emozione grandissima. Grazie. Va bene, grazie. Grazie a voi. Buona giornata.